Interni Legacy. L'eredità è, dal mio punto di vista, è l'eredità rispetto a quello che è il mondo del progetto italiano, a cui do una connotazione veramente storica, e quindi ho voluto rappresentare uno degli elementi più forti di questa tradizione, che è la torre. Il rappresentare questa torre come un elemento che può essere contemporaneizzato attraverso l'utilizzo di materiali nuovi, importanti. I materiali che abbiamo utilizzato in questa installazione sono materiali, direi, trasversali, materiali antichi, perché il grès porcellanato sostanzialmente è una terra, però prodotti in modo assolutamente contemporaneo, diverso. Una lastra di 3 metri per 1,50 m è qualcosa di assolutamente innovativo. Il produttore è Fabbrica Marmi e Graniti, che è una società del gruppo Iris Graniti Fiandre. Gli altri elementi che utilizziamo sono sicuramente elementi legati al mondo dell'illuminotecnica e dell'illuminazione. L'illuminazione vera e propria è realizzata tramite LED da Guzzini, e mentre il perimetro del nostro allestimento è realizzato tramite una balaustra in vetro, anche questa illuminata, sottoilluminata con un effetto colorato, prodotta da Faraone. Ma guardando anche le varie installazioni di quest'anno, la riflessione che ho fatto è che queste installazioni stanno diventando sempre di più delle installazioni, diciamo, di comunicazione e di rappresentazione. Ecco, più che degli esempi del costruire, degli esempi del fare, sono degli indicatori di come ogni autore può sviluppare un proprio percorso personale, chiaramente molto interconnesso, e credo che questo sia l'elemento molto importante che Interni, sia come rivista e sia anche come organizzatore, organizzatrice di questo evento, ha saputo fare nel corso degli anni, cioè il fatto di mettere insieme il mondo della produzione a un momento di propositività, sia mediatico che anche, fatemi dire, pratico, cioè di elementi fisici, di uso di prodotti, di trasformazione di prodotti esistenti e anche di stimolo alla creazione di prodotti o componenti non ancora esistenti. Credo che a Milano bisogna riconoscere questo ruolo di propulsione, io non direi economica o solo economica, ma di propulsione culturale degli ultimi 30 anni. Quindi i concetti legati alla creatività positiva, al realizzare un'innovazione che faccia stare meglio la gente, ma che sia anche un po' glamour e quindi abbia quest'idea non solamente direi cupamente razionale, come può essere, non so, l'idea nord europea, no? del design e dell'architettura. Ecco, io credo che nasce veramente in questa città. Ora il fatto di metterla insieme a un'idea di sostenibilità
nell'Expo credo che sia, fosse una strada quasi obbligatoria. E quindi credo che se questa scommessa di mantenere quelle che sono le nostre caratteristiche essenziali insieme a un tema di sostenibilità, allora io credo che ci sia una chance molto interessante anche per continuare a sviluppare quello che appunto siamo noi.